Cerchi un modo smart per creare il tuo stile? Che si tratti di barba e baffi perfetti o di una barba incolta, il look perfetto è il tuo, semplicemente il tuo stile. Philips One Blade. There's always a way to make life better. Philips. Eccoci, eccoci, eccoci con il settimo Play Day di questa Amazon University Esports. Parlo naturalmente del torneo di Legends of Runeterra. Sono nuovamente in compagnia del buon Soul per raccontarvi l'eroica gesta dei nostri 8 membri dell'elite italiana. E anche quest'oggi scontra all'ultimo sangue, perché la classifica è veramente così chiusa, così stretta. Sono tutti lì nel mucchio. Ciao Soul. Buonasera, sono tutti lì nel mucchio, come dici tu, dici benissimo. Abbiamo solamente due punte di diamante di questo torneo, che sono il tuo pupillo Bulat e Valerio Perro, anche lui nome noto, così come oramai tutti gli altri, perché è con questi tornei qui che si diventa noti nella scena italiana alla fine. Ma a parte queste due punte di diamante, appunto il resto del tabellone è tutto bello clusterato, tutti in centro, quindi tutti già che vogliono quella win in più per fare quel passettino per andare sopra, per rubare quella posizione. E eventualmente, se continuassero a vincere, almeno uno di quelli clusterati potrebbero comunque ancora raggiungere le due appunto punte di diamante del torneo al momento. Già, servono due passi falsi però, perché lo score dice che Bulat e Valerio Perro sono sul 5-1, mentre tutti gli altri sono sul 3-3, quindi non solo questi 3-3 devono fare il numero per arrivare a 5-3, ma bisogna anche un po' tenere le dita incrociate quando giocano questi due punti di diamante, come le definite. E sicuramente quest'oggi potrebbe esserci già uno scontro diretto tra questi inseguitori e i capolista, se così vogliamo definirli. Ma non sarà il primo game, non sarà il caso del primo game, perché nel primo game avremo Reddolo, che ai lui è ancora fanalino di coda della classifica provvisoria, contro Nabbo della Landa, che invece ha commesso qualche passo falso di troppo rispetto al suo inizio veramente a strappo, veramente convincente, tanto che ci siamo permessi di definirlo probabilmente uno degli astri nascenti del nostro competitive, tanto convincente era il suo esordio. Poi però è arrivata qualche serie sfortunata, un match particolarmente messo male a livello di incroci di mazzi, e lo ritroviamo anche lui in quel mischione lì, 3-3 nel suo caso, assieme a Togodog X Atoms. Giuranda, il campione in carica della prima edizione, 2-4, decisamente sfortunatissimo merce, che in molte serie era partito col punto del vantaggio, salvo poi perdere per 2-1 la best of 3, ed ecco Reddolo a fondo classifica sull'1-5, alla ricerca di redenzione proprio contro Nabbo della Landa. Quindi particolare attenzione agli scontri di Togodog, Nabbo della Landa e X Atoms, perché possono riaprire la classifica. Assolutamente sì. Come hai detto tu, non cominciamo con le punte di diamante, ma vediamo direttamente Reddolo contro Nabbo della Landa. In particolare, dopo i ban, si troveranno a scontrarsi un Reddolo che porta uno Scout Lucian MF, anzi, proprio un Bannerman Lucian MF, scusate, e un Fiorashen, quindi un classico Fiorashen. Nabbo dalla sua, invece, ha un Fiorashen e a sua volta un altro mazzo particolare, un midrange, quale Heimerdinger Vai, midrange quasi contro se vogliamo. Quindi entrambi Fiorashen e uno dei due gioca un Bannerman, l'altro gioca Heimer Vai. Rispettivamente Reddolo ha bannato al suo avversario un Draven Ezreal, quindi questo mazzo combo midrange basato appunto su Noxus e Piltover and Zone, e Nabbo dalla Landa dalla sua invece ha bannato a Reddolo l'Ashes e Giovanni. Quindi diciamo sono andati per dei bandi mazzi staple al momento nella ladder, e hanno optato per lasciare qualcosa di un po' meno visto al momento, come ad esempio l'MF Lucian. Siamo già in game 1 e chi vediamo, dove lo vediamo? Ah, quello di sopra è un Fiorashen, direi. Quindi di sopra abbiamo Nabbo della Landa e di sotto abbiamo Reddolo. Reddolo che, insomma, vuole aprire con il mazzo che tira dritto per dritto, e condivido la scelta. D'altronde è un mazzo capace di aperture veramente a strappo, questo Scout Lucian Misfortune, nel caso di Reddolo, che non guarda appunto troppo in faccia al matchup, può tirare dritto per la win condition, che è quella di affollare il board,
portare tanti danni in pochi turni al Nexus dell'avversario. E diciamo che quindi per renderlo una scelta un po' più di mazzi meta, mazzi forti che fanno il loro in un ampio scenario di matchup con tanti ma tanti mazzi, mentre per Nabo della Landa la scelta un po' più esotica di ricorrere a Viheimer e Draven Ezreal denota una sua particolare predisposizione al costruire lineup proprio per questa competizione, senza andare troppo a ripescare della roba già vista in ladder, ecco. Assolutamente, tra l'altro l'Heimerdinger Vi, stavo giusto considerando ora che ne discutevi, è un mazzo che secondo me in questo contesto, perché ricordiamo sempre a questo Amazon University sono bannate le carte delle KDA e quindi alcuni dei mazzi molto forti che vediamo ogni giorno in ladder oramai, ad esempio il TF Goard, il Twisted Fate con le Isole Ombra per capirci, non ci sono, non ci possono essere perché appunto le carte delle KDA al momento sono bannate. Spoiler, dicono che potrebbe cambiare ma non ci dilungheremo su questo. Quindi il Heimerdinger Vi è un mazzo value centrico molto forte secondo me in uno spot dove il Goard non esiste, perché se la cava abbastanza bene Heimerdinger contro un mazzo Goard, se la cava bene perché nonostante l'avversario può farti appunto la giocata molto forte di Pack Your Bag se ti pulisce la board, ha una ripartenza molto forte, quindi forse lo stiamo vedendo troppo poco all'interno di questo torneo, questo Heimerdinger Vi. Comunque, tornando alla partita, direi che Reddol al momento ha una board veramente, veramente grossa, la definiremmo, e lascia passare l'attacco del River Shaper, dominatore dei fiumi, da parte di Nabo della Landa, per paura di dover, diciamo, disarmarsi la propria board, visto che non aveva mana per rispondere nei combattrica delle eventuali barriere di Nabo della Landa, e quindi ora si prepara a fare il suo attacco, e qua sono già tantissimi danni in un singolo hit. Sono già tanti danni, dici bene, Reddolo non vuole tanto bloccare con questa board quanto più essere in controllo nella fase d'attacco, essere in grado di decidere come e quando l'avversario Nabo della Landa lo potrà o non potrà bloccare. Una forte attenzione naturalmente al danno che viene messo sul Nexus per Reddolo, che non vuole trovarsi ad arrivare in late game contro Fiora Shen, perché poi arrivano le Brightsteel Formation, arrivano tutti questi parchi di spell anche abbastanza costosette che rendono la combat un po' più complicata per Reddolo stesso, che invece vuole correre come un treno direzione Nexus di Nabo della Landa. E qua attenzione, una combat veramente particolare, si stavano creando degli shenanigan molto particolari e alla fine vedono Reddolo uscire vincitore sicuramente da questa dichiarazione di combat, e appunto qua vedremo sicuramente anche una determinazione andare a siglare la lethal nel quinto turno. Attenzione, che danni incredibili. Nabo della Landa commette troppo mana in un'azione che lo trova scoperto al quinto turno su 20 danni già portati sul suo Nexus in praticamente un singolo turno. Wow. Questo fa il mazzo di Reddolo. Questo voleva dalla propria lineup probabilmente Reddolo stesso. Mazzi esplosivi che con la giusta sequenza di giocate tagliano fuori l'avversario. Wow, non posso veramente dilungarmi troppo sul commento delle giocate dei due, perché hanno fatto, come da giocatori di questo livello ci si aspetta, la giocata proprio scriptata. Non mi sento nemmeno di condannare Nabo della Landa per la sua scelta, perché è stato veramente troppo esplosivo Reddolo, ha tirato fuori il meglio della propria curva nei turni di maggiore vulnerabilità per Nabo della Landa, e andiamo a game 2, signor Nabo della Landa, non ci pensi nemmeno troppo al game appena passato. Non ci pensiamo nemmeno troppo, incredibile, incounterabile. C'è da dire che Nabo della Landa dalla sua ha un po' forzato la mano, ha un po' preso e utilizzato Sharp Sight, Single Combat per andare a rimuovere con la Miss Fortune, condivisibile perché è assolutamente una Miss Fortune pericolosa in questa sezione, sicuramente da rimuovere il prima possibile, ma in questo modo si è aperto ad uno scenario veramente pericoloso, perché dalla sua non aveva ad esempio contrattacco, avesse avuto contrattacco quella giocata aveva senso perché non vedeva counterplay, dalla sua invece Reddolo aveva non solo la vista acuta ma aveva anche back to back e di conseguenza poteva comunque sviluppare un quantitativo di danni esorbitanti anche senza la determinazione e farsi sopravvivere appunto la sua Miss Fortune comodamente, quindi comfort zone per Reddolo che gestisce quell'unica pila della partita nel migliore dei modi e si porta a casa la lethal nel quinto turno, secco, determinazione, boom. Questo fa il deck. È il lato positivo del portare mazzi che non interagiscono col proprio avversario. Spesso nella nostra community
soprattutto i giocatori un po' più casual tendono a vedere di malocchio questi deck perché sono interattivi, tirano dritto e fanno loro, non rendono particolarmente accattivante la partita. In questo caso la Borderland ha veramente potuto scegliere tra la morte e la morte, e quindi capisco il discorso, ma signori, qua stiamo giocandoci un prize pool, qua stiamo giocandoci la gloria, e stiamo tendendo a un approccio molto più malizioso, molto più sconsiderato di quella che è l'etichetta. Poco importa che il nostro avversario non possa reagire alle nostre giocate, l'importante è mettere a segno l'importantissimo punto sulla classifica di questo campionato. Quindi ecco, abbracciate questa visione competitiva, perché quando si gioca a carte sul serio non si va troppo per il sottile, non si va a ricercare la lista bella, si va a ricercare quella che vince e tira dritto. Assolutamente sì. Menzione speciale a Determinazione, che è veramente una carta insidiosissima. Determinante, esatto, perché per tre mana l'effetto, l'impatto che può avere è veramente sconsiderato. In combinazione in particolare con Miss Fortune, che è una carta, secondo me, tra le due, veramente forse quella da nerfare alla fine è Miss Fortune. Io lo dico essendo un enorme hater della carta Relentless Pursuit, ma mi rendo conto che nerfarla ancora rappresenterebbe l'ingiocabilità probabilmente di quella carta, metterla a costo 4 o darle una condizione di attivazione. Io sarei un fan del vederla tipo Lucian. Se in questo turno ti è morto qualcuno, rally, ad esempio, poteva essere qualcosa che mi sarebbe piaciuto molto, ma mi rendo conto che si toglierebbe quella potenza e quella pressione di cui ora gode. Probabilmente delle due vorrei vedere nerfata Miss Fortune da qui in avanti, per evitare che si verifichino delle situazioni così tanto devastanti come quella che abbiamo appena vista. Detto questo, a meno che il nerf a Miss Fortune non fosse farla diventare una 0-3, qui Nabbo della Landa ci lasciava le penne in ogni caso, perché Reddolo ha gestito la combat proprio in una maniera egregia. Quello che dici della Determinazione è molto interessante a livello di design. Effettivamente è una carta che non è OP in sé per sé, è che spesso è parte di una sequenza di giocate non interattive che portano alla sconfitta all'avversario senza che questo abbia potuto farci niente. Effettivamente il fatto di porre una condizione alla Determinazione ti può far giocare attorno a questa condizione per cui si avvera, così da non dover dire vabbè se ce la perdo, che è una cosa che ci si trova a dire spesso quando si ha contro una bella scurvata di scout. Quindi effettivamente questa è una buona idea a livello di card design, perché anche se sono un grande appassionato di aggro, sono l'ultima persona che vuol vedere aggro giocato svuotando la mano delle carte che ti servono turno per turno. Quindi mi piacerebbe sempre vedere comunque un filo logico da portare avanti, dover fare delle scelte punitive, di essere costretti a fare dei play around, e forse Scout de Macha ha un po' troppe partite dove può semplicemente prendere e svuotare mano e punire il proprio avversario. C'è da dire che qua siamo anche in ambito torneistico, potrebbe esserci stata per Reddolo anche una lettura, ed effettivamente la sua lettura la trovo abbastanza coerente con quello che è il trascorso di Nabbo della Landa nell'arco del torneo, perché Nabbo della Landa ha sempre un po' preferito questi mazzi control, value based. Certo, ha saputo ricorrere naturalmente anche a dei mazzi midrange un po' più snelli, è un giocatore completo, abbiamo già tessuto le sue lodi in più occasioni, però è vero che più tendenzialmente Nabbo della Landa gioca sul lento e sul value, e quindi Reddolo non si fa scrupoli, porta una line up bella veloce per castigare il proprio avversario. Assolutamente verissimo, infatti Reddolo ha aperto di scout, perché in questo caso appunto aveva un ottimo matchup sia contro Aimervai, che è comunque un matchup giocabile contro Fiorashen. Dalla sua Nabbo legge chiaramente l'ottimo pick e risponde quindi con il Fiorashen per giocare il matchup migliore. Qui adesso la scelta è curiosa da fare in Nabbo della Landa, perché mentre per Reddolo era obbligata di prendere il Fiorashen in quanto si è già portato a casa la win con l'altro suo mazzo, Nabbo della Landa punta al mirror, decide di giocare questo mirror match. L'abbiamo già visto ieri, è un matchup molto molto comunque skillato, dipende in particolare da quanto bene ci si gioca la carta del Dominatore dei Fiumi. Il Dominatore dei Fiumi è importantissimo in questo matchup, un value generatore praticamente infinito, specialmente se accoppiato con Shen, e può fare davvero la differenza, perché semplicemente tu andrai a pescare molte più risorse, molte più carte, molte più spell in particolare, combat trick e sistemi che ti permettono di stare a galla rispetto al tuo avversario. La spiego così: finché non puoi spendere tutte le tue spell per tenere in piedi Fiora e la sua win condition, might as well farlo per il River Shaper. Posso farlo per il River Shaper. E la cosa positiva è che non vai a perdere di fatto nulla, perché continuando a proteggere il River Shaper, continui a ciclare spell.
Quindi non è che stai sacrificando spell che poi non avrai più per Fiora, al contrario, ti stai dando proprio una win condition prima ancora di vedere la win condition. Davvero grandissima la sinergia che ha questo mazzo con la meccanica del proteggere Fiora. Assolutamente, e appunto, come hai detto tu benissimo, might as well do it on the River Shaper, perché è ottimo. Alla fine, ogni volta che vi giocate una spell per proteggere il River Shaper, state mandando a segno un attacco e state ripescando una spell. Quindi alla fine è un cosiddetto meno zero alla mano, e in più state mandando a segno un attacco e state scremando il mazzo, che è un punto di vista molto importante quando si va a giocare un deck del genere che si basa su pezzi e magie che supportano questi pezzi. Quindi vuoi trovare sempre un ottimo equilibrio tra queste cose. Se vado a pescare selettivamente ogni turno una secchiata di spell dal mio mazzo, volta per volta, nel senso non secchiata in un turno chiaramente, ma se volta per volta vado a tirare fuori delle spell dal mio mazzo, aumenterò anche la possibilità che mi salgano i pezzi, e quindi questo rapporto 50-50 della mia mano continuerà a mantenersi in un modo o nell'altro. Ben detto, ben detto, ben detto. Adesso però per Reddolo la missione del preservare questo River Shaper pare volgere a un fallimento. Oddio, c'è sempre la possibilità di proteggerlo in funzione dello Sharp Sight. Ma sono d'accordo con Reddolo col fatto che sia forse un po' un overkill. Effettivamente hai ben pochi trick per continuare la tua azione su questo board e potresti voler preservare Sharp Sight proprio per quel dragone che in questo momento minaccia la presenza di Fiora su board. La Modelalanda dal canto suo può contare su un Concerted Strike in duplice copia, uno Sharp Sight, un Deny, anche se in questo matchup lo sappiamo, il Deny rischia di essere pesantuccio perché molte delle spell vengono giocate a velocità Burst, senza che quindi venga ceduta la priorità all'avversario per poter giocare in negazione. Quindi Combat, che però non vede lo schieramento del drago, vede invece lo schieramento della protettrice di Brillacciaio, il che consente di avere un buon board per il Reddolo, oltre che uno scudo in più che porta avanti la condizione di level up per Shen. Già, anche Shen è sicuramente una win condition molto forte in questo matchup. La giocata di drago ci stava fino a quando appunto non si pensava all'uscita della Brightsteel Protector. Brightsteel Protector ha cambiato tutto, gli permette di giocare una curva molto più snella che gli fa tenere da parte i mana per ovviamente andarsi poi a giocare le sue spell che sono lì apposta per andare a minacciare il campo dell'avversario. Detto questo, una Modelalanda fa una buona giocata, secondo me, apre immediatamente con la barriera, sa che quel falco dovrà o ricevere una barriera perché Sharp Sight non basterà, o comunque andare a portare una Fiora pericolosamente a due. Dico pericolosamente perché a questo punto Fiora è già molto prossima alla vittoria, soprattutto se consideriamo che nella mano in abbo della Landa ci sono ben due colpo coordinato. E già potrebbe arrivare veramente in un batter d'occhio questa win condition, che ricordiamo non si tratta di portare danni sul nexus dell'avversario, si tratta di portare avanti la condizione di vittoria one turn kill insita nella carta di Fiora. Dopo due combattimenti in cui viene distrutto un pezzo da Fiora e Fiora sopravvive, avviene il level up. Dopo altri due con la Fiora level upata, avviene la distruzione del nexus dell'avversario, a prescindere da quanti punti vita questo abbia. Quindi attenzione, sicuramente questa è la win condition principale nel matchup, visto che i board sono sempre belli nutriti ed è difficile avere accesso a punti vita del Nexus. Molto più facile è condurre tante tante combat con questa Fiora, preservandola e infine portandola al one turn kill, alla combo letale. Assolutamente. E adesso come adesso c'è dalla parte di Rabodalanda appunto questa minaccia, ma dalla parte di Reddolo c'è uno Shen che praticamente è evoluto e dalla sua ci sono un sacco di possibilità. La copia di Shen nella mano si trasforma in Stand United, che è una carta veramente, veramente insidiosa nel momento in cui si ha la Greenglade e nel momento in cui si ha Shen evoluto. Quella spell va a dare una quantità di danni alla Greenglade allucinante, e qualora Nabbo della Landa disrespettasse quella Greenglade, o comunque disrespettasse anche solo un pezzo di Reddolo e lo lasciasse passare dicendo vabbè, tanto tre danni della Brightsteel Protector non devo per forza pararli, no? Quindi chi se ne frega, non la blocco. Così facendo è una pessima idea, perché attraverso Stand United si può scambiare di posto uno dei pezzi attaccanti e far passare quasi in maniera sottile, quasi elusiva, uno dei tuoi pezzi. E se quel pezzo dovesse essere la Greenglade, ci sarebbero veramente tanti danni contro una Modelalanda in questo momento. Banalmente, ci morirebbe in questo punto se lascia passare quella 3-2. E così sembrerebbe. Attenzione, perché c'è un gran bel setup per Reddolo. Non si ravvede Nabbo della Landa della presenza di un duplice Shen, e quindi di uno Stand United. E qua lo swap tra Shen e la Greenglade farebbe parecchio male al board di Nabbo.
Ma anche direttamente swappare la Green Gate con la Bright Steel Protector dovrebbe essere lethal. Okay. No, è lethal solamente se usa anche Sharpsight. Potrebbe, sta vedendo questo potenziale lethal secondo me, però mi sa che andrà per la giocata che hai detto tu, perché è molto forte, è molto comoda per Reddol andare a rimuovere due pezzi, portare altri tre danni e lasciare una fiora bella sole a soletta sulla board. Assolutamente molto buona questa giocata. Sì, sei anche esposto a doppio single combat, coordinato o concerted, che dir si voglia, e single combat, quindi effettivamente non hai il mana per fare entrambe le cose. In generale, una buona etichetta dello spettatore di Runeterra è di non chiamare la lethal in questi scenari, perché comunque Reddol sta avendo a che fare con un Abbo della Landa con 8 mana aperti e 5 carte in mano, quindi 6 carte in mano, perché stai in questo momento posizionando una spell su board, quindi... o 5 o 6 che siano, sono comunque tantissime carte con le quali Nabo della Landa può trovare una soluzione. Quindi che cosa ha in mente Reddol in questo momento? Continuare a giocare da davanti, continuare a mantenere la lead sul board e pian piano soffocare sempre di più Nabo della Landa con questa pressione elevatissima che Shen e i suoi seguaci possono esercitare. Già, una lethal un po' greedy forse, però poteva tentarla. Noi sappiamo che sarebbe andata a segno, tra l'altro, ma a parte quello, ovviamente stava giocando attorno alla possibilità, come hai detto tu, ci fossero un Concerted Strike assieme a un Single Combat, che sarebbero andati ovviamente a inesorabilmente bloccare l'attacco dell'avversario. Anche se in realtà, no, aspetta, no, stiamo missando un punto. La Greenglade avrebbe avuto barriera, quindi era lethal al 100% dei casi. Il Concerted porta caso... due stanze di... Ma per un Concerted c'era negazione. A quel punto Rambo della Landa avrebbe avuto solamente tre mana, okay. Non avrebbe potuto fare la sua negazione. E se Rambo della Landa avesse fatto single combat, comunque la Greenlit avrebbe avuto barriera, quindi il single combat non sarebbe bastato a toglierla. Però non bastava il mana, perché doveva anche fare Sharp Sight, come hai detto tu. Quindi no, non rimaneva solo a 4. No, bastava, invece bastava, perché non avevo considerato che Shen si era appena evoluto. La spell a 6 dava la bellezza di 10 punti di attacco con la Greenblade per quel turno. Cioè, quelli che ha adesso, più altri 6, perché erano quelli di Shen... No, più altri 3, scusami. Ne dava la bellezza di 7. Cioè, quelli che vediamo ora, più altri 3, perché Shen dà più 3 di attacco ai pezzi che prendono barriera. Quindi è stato complicatissimo, ragazzi, non ci siamo stati dietro neanche noi. La verità è quella, ma c'era una possibilità di dichiarare una lethal veramente, veramente forte e che potenzialmente non aveva counterplay dal lato di Nabo della Landa. Quindi, la giocata quindi vero e proprio Miss Lethal, però, vero e proprio Miss Lethal. Cioè, nel senso, in fase di revisione della partita, Bon Reddol si renderà conto che non si trattava di un tentativo di Lethal, ma liste alla mano, perché ricordiamo che giocano a liste aperte, non avrebbe dovuto temere assolutamente nulla, dichiarando quello Stand United coperto da Deny. Quindi Lethal vero e proprio era in quel caso. Twitch chat, potete chiamarmi Miss Lethal? Sì, stavolta sì. Stavolta potete. Sì, ovviamente, ragazzi, è... Il discorso è ovviamente molto più difficile, come vedete anche noi abbiamo fatto fatica a stare dietro a tutto quanto, bisognava contare esattamente i danni che prendeva la Greenglade e bisognava appunto giocare sulla possibilità che Nabo della Landa non avesse, eccetera eccetera, quindi sto guardando le liste, però sì, come ha detto giustamente anche Wolcat in quello spot, era lethal di Greenglade, quasi inesorabile, cioè non mi viene in mente uno scenario, ma non starò qui a pensarci, vediamo se lo proporrà ora, perché qua è di nuovo una situazione analoga. Per Nabo della Landa non c'è niente da fare se arriva uno Stand United. L'unica cosa che potrebbe salvarlo è single combat concerted. Questa volta sì, questa volta funzionerebbe perché non c'è la negazione. Ma semplicemente Reddol si gioca la riposte che già basta per minacciare la lethal. È un Reddol che tira veramente dritto quest'oggi, nel vero senso della parola. E con lo Stand United a salvaguardare questo 3-2 si è salvi e si è in letale. E si è molto in letale, perché se Stand United viene fatto scambiando di posto la 22-1 e la 3-2, ovviamente non solo stiamo andando ad uccidere Fiora, ma stiamo anche andando a pushare 35 danni, 40 danni in un turno all'avversario. Penso che Reddol qua prenda, ma mangi la foglia, perché di nuovo non c'è situazione per cui possa sopravvivere Fiora. Eccola, infatti è super safe, stavolta se Nera vede il buon Reddol che va a spingere quasi due letali in un sol turno al buon Nabo della Landa e si schioda da questa scomoda situazione di fondo classifica con un bel punto che ci voleva contro un avversario mica da poco. Ben fatto Reddol. Nabo della Landa veramente incolpevole in questa serie, colpi veramente imparabili messi a segno da Reddol.
Già, colpi imparabili, messi a segni da Reddolo. È girato veramente molto bene il suo mazzo, ma l'ha pilotato anche nel migliore dei modi. Specialmente quest'ultima partita è stata comunque particolare. La combat di quella precedente, cioè della partita con lo scout, è stata risolta alla perfezione ed è uscito fuori questo TK di, 5 di quinto turno. Questa partita è stata gestita comunque bene, a parte quello spot un po' particolare. Comunque sia, giocata nel migliore dei modi, 2-0 per Reddolo, un punto che gli serviva, appunto. È un fanalino di coda, forse rimane fanalino di coda, probabilmente, perché a un altro giocatore lo staccherà a questo punto. Però, comunque sia, è una vittoria importante che magari lo rimette in gara alla luce delle prossime giornate. E dunque, nel prepararci per la sfida tra Togo Togo e Giuranda, che sarà il nostro match 2, vi rimandiamo ad una breve pubblicità, dopo la quale faremo il breakdown delle line-up di entrambi i giocatori. A tra poco. Cerchi un modo smart per creare il tuo stile? Che si tratti di barba e baffi perfetti o di una barba incolta, il look perfetto è il tuo, semplicemente il tuo stile. Philips One Blade. There's always a way to make life better. Philips. Nope.